Secondo voi voi capirete che la mia dichiarazione di voto cosa fa? Intanto annuncio così dichiarazione di voto che voteremo a favore dell'emendamento presentato dalla consigliera Piccina. E quindi se si potrà votare per parti separate voteremo per parti separate. Ma volevo rientrare un attimo su quello che è stato motivo della discussione approfittando di pochi minuti che ho. Perché in realtà quello che si è tentato di fare qui questa sera, vorrei chiarirlo perché forse prima non si è chiarito abbastanza, era quello di dare una connotazione politica a chi fa determinati gesti e si comporta in un determinato modo. Non è un problema di retorica o di lessico su cui non ci capiamo, ci siamo capiti benissimo. È il tentativo che fanno alcune forze politiche di pensare di essere dalla parte della ragione e che altre forze politiche, per il loro modo di essere, aiutano o fanno crescere queste forme di intolleranza o di non rispetto per gli altri. Questa presunzione di essere dalla parte della ragione con loro, di essere degli altri, per il semplice motivo per come fanno politica, favoriscono questi. E questo ho sottinteso nei vostri interventi nel modo di essere interventi, che è sbagliato. Perché non è vero, perché questo non è vero, non abbiamo nessun dubbio nel condannare. Chi ha agito, chi ha fatto questi gesti, è un elemento cartino, che non aveva una connotazione politica, non nasceva da una precisa volontà politica di qualcuno, e questo nessuno ha nessun tipo di problema. Invece voleva segnare chi si comporta in questo modo una connotazione politica, che ovviamente non era propria, ma quella di quegli altri. Questo è un modo sbagliato di affrontare queste cose, ed è un modo sbagliato anche di porsi sul piano politico. Questo lo dico con estrema chiarezza, perché questo modo di fare politica e questo modo di concepire la società e il proprio ruolo all'interno di questa società porta poi ai risultati che ogni tanto vi leggete e vi vedete. Allora, io sto semplicemente dicendo che per quanto ci riguarda, quello che ha commesso questo gesto è un movimento stupido, perché sono uno stupido che forse va parlato, va visto, va secondato, aiutato. Dobbiamo avere sempre molta attenzione verso il diverso, quello è un diverso, perché anche quello ha dei problemi, evidentemente, chi ha fatto questo gesto se si comporta in questo modo. E quindi dobbiamo noi pensare come struttura sociale di, con tutta la comprensione che noi abbiamo, di approfondire, capire che stava sbagliando, perché dobbiamo avere verso questa persona tutte le attenzioni possibili, perché questi fatti non si ripetono per tutto. Ma non si può pensare di dire errore che questo sia frutto di un modo di fare politica di qualche modo. Questo non va bene, ecco perché, ripeto, la condanna è unanime, senza se e senza ma, l'ho detto prima, non esiste che una forza politica che chieda e che professi un'azione politica, un'azione violenta come questa, perché non si è mai vista, no? A me non risulta, perché di stupidaggini e di mistificazioni ne ho sentite tante, ma questo non esiste né da parte della Lega né da parte della PDL, no, neanche la stupidaggine che lei ha citato, la stupidaggine di Milano, è una sciocchezza, ma assolutamente, ma lasciamo stare. Allora, l'ultima statistica che dimostra, allora, permesso, allora, una statistica dell'altro giorno dimostra che dove, per esempio, gli extracomunitari stanno meglio, stanno proprio a Treviso, ed è stato fatto questo molto meglio a Treviso di tanti altri paesi, chiaro, stanno meglio a Treviso e sono trattati molto meglio, vedetevi, oppure quelli che ci dicono hanno risposto a un sondaggio ultimamente. Allora, non è questo il problema, queste sono le cose che mi passano dopo la testa, è come la storia di quelli di Milano, che da una dichiarazione che se voi l'aveste letta così come è stata formulata, fa ridere i polli perché non ha detto assolutamente nulla, e io sentire tutto ciò che c'è stato costruito sopra per arrivare poi alla fine a dire degli autobus o delle carrozze separate tra i cittadini italiani e gli extracomunitari, cosa che nessuno ha mai chiesto, nessuno, che era una sciocchezza, però non è mai stata detta, perché la frase che lui ha, ve l'andate a vedere e a sentirla, ha detto che se si andrà avanti di questo passo si arriverà a dover riservare dei posti, ma per preservare dalle violenze alcune cittadine milanesi, che non voleva dire facciamo le carrozze separate per le cose. Da lì si è partito con tutta una serie di mistificazioni che non portano assolutamente a nulla. Allora, se questo lo capisco, mi siamo in campagna elettorale, capisco che va tutto bene, io vi amo solo, ma c'è tutta questa parte. Si fa consiglio ancora la prossima volta perché mi lancia poi. Io capisco che la prossima volta io vedremo che sia l'europeo. Ma gente mi guarderà un sacco di voti, così è buono dire che non la ragione. Va bene, faccio presa, chiudo qua. Bene, voteremo a favore della mozione della consigliera, però dopo voteremo a favore anche di questa mozione, perché ricordiamo non abbiamo nessun retropensiero che ci faccia pensare di non poterla votare.